tra amici utenti, sono le ore 4:30, siamo sulla strada da Novi ad Ovada e riprendiamo, scusandoci per la qualità un po' così delle immagini, i corridori della mitica. Immagini in esclusiva. Questi ciclisti si stanno dirigendo ad Ovada, appunto, dove faranno una tappa al Caffè Trieste. Si sono appena fermati al Museo dei Campionisti di Novi Ligure. Amici utenti, vedete spuntare un qualcosa di luminoso dalle tenebre della notte? Sono le guglie, i campanili di Capriata d'Orba. Infatti stiamo entrando a Capriata, ci stiamo avvicinando appunto al Caffè Trieste di Ovada, d'Ovada, e dalle tenebre sbuca la San collina di Giuseppe. Capriate. Tra l'altro oggi è San Giuseppe, perché è il 19 marzo, la festa del papà, facciamo gli auguri a tutti i padri e a tutti quelli che si chiamano Anche a Sergio, Giuseppe. che è diventato papà Soprattutto adesso. a Sergio Scolaro, il nostro tecnico del computer, neo papà, Alessio è nato. il bravo Alessio, che speriamo non faccia il bravo e non dia troppo fastidio, ma sarà sicuramente un bravo bambino. Che aggiusti computer anche lui un domani. Ma quando cresce ci saranno altri Magari computer. chissà cosa ci sarà. Eccola Aggiusteranno i robot, gli androidi. Ecco, la Saiva. le luci della Saiva, che adesso forse si chiama Mondalez, ma comunque è quello. Eccola la Saiva. E qui a Capriata hanno fatto, grazie al notaio Maccagno, che è stato un sindaco storico, hanno fatto un buon piano regolatore, nel senso che il paese è in alto, ben protetto, ed è la zona residenziale, mentre invece la zona industriale è sì a portata di mano del paese, ma comunque è un'altra zona oltre Orba, come si chiama. Qua siamo a Ovada e vogliamo fare vedere una piccola cosa, ma importante, cioè questi attraversamenti pedonali illuminati, luminosi, Illuminati. sia col cartello dell'attraversamento pedonale illuminato che con anche due lampioni che illuminano proprio il percorso. È Questa è una un cosa bella. A bel Novi invece ci modo. sono degli attraversamenti che sono bui e non. Ecco. Cari Ecco qua. amici utenti, come potete ben vedere siamo davanti al bar Il Mio Farabutto ed Ovada. Io qua ho il treppiedi, il cavalletto per fare poi le riprese. Siamo in attesa dei corridori dei ciclisti della Michica, mentre intanto stanno già preparando le varie libagioni per lo stop, diciamo così, per la fermata dei ciclisti. Adesso li attendiamo. C'è anche il nostro amico Angelo Olivero, che salutiamo. È Facciamo arrivato? vedere il professor Olivero, che è già attivissimo. Bene. Tutto in diretta. Adesso lo andiamo a raggiungere. Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono Nico Bonanni, No, salve, Maurizio, piacere. Ciao. Ok, stiamo entrando al dei farabutti. Entriamo. Buongiorno, salve. Buongiorno. Ci sarà un filmato da mettere sul sito. Ecco. Buongiorno signora. Dov'è? Di qua, di qua. Dov'è? Eccola lì. Facciamo vedere anche l'espositore. Guarda che Ma me bello lì. non hanno fotografato perché non sono del bar. Sono più di. Facciamo un po' di riprese dei preparativi per accogliere i ciclisti della Mitica. Chi è gente che si In alza sottofondo il direttore Cassulo che parla già alle 5 e adesso ci giriamo. Prego. Abbiamo 10 anni oggi. La Milano-Sanremo è sempre passata qui da Ovada. Gli ovadesi nel loro DNA hanno la Milano-Sanremo. Già nel 1907, nella prima Milano-Sanremo, proprio qui al Caffè Trieste, si fece il controllo a firma. Cos'era il controllo a firma? Era il posto dove una situazione logistica dove i corridori
si fermavano un attimo, firmavano il foglio firma, si rifucilavano e qualcuno cambiava anche la bicicletta. Ecco i corridori, eccoli qua, con le loro lanterne, i primi due, ecco che arrivano anche gli altri. Ecco qua, i corridori sono arrivati e stanno facendo la firma per il controllo prima di una breve sosta. Allora, insieme ad Angelo del cortile di Acqui facciamo una carrellata delle biciclette. Allora, spiegaci un po' cosa stiamo vedendo. Le tipiche bici degli anni, fino agli anni 20, possiamo notare telaio molto pesante, magari poco curato, col manubrio in ferro. Ok. Freni a fascetta, quindi i primi freni a tiraggio laterale con la molla. E la tipica ruota col giro ruota, quindi un rapporto da una parte, uno dall'altra, uno più agile per la salita e l'altro per la pianura. Sono già i soliti pedali sono così seghettati come questi. Benissimo. E ovviamente sono meno raffinata come telaio, perché ovviamente è un po' più grezza, diciamo così. Anche qui i freni già sul manubrio, però con l'attacco laterale e la manovra in legno. Ecco qua. Anche questa. Questa non ha però il giro ruota, quindi l'unico rapporto fisso per qualunque pianura e montagna. Ok, due borracce uno a vino, acqua, sì. Il famoso. Proseguiamo, vediamo gli accorgimenti. I criteri di ammissione erano questi: biciclette fino agli anni 20, ecco, giustamente giro ruota. Questo giro ruota. Ecco i ciclisti che ripartono. Un po' alla spicciolata, ma. Accidenti! Tutto in presa diretta. E via!